Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui continueremo la carriera con il Milan. Allora c'è un piccolo problema. Abbiamo venduto i giocatori ed ora Paqueta e Donnarumma sono in panchina. Non abbiamo più la tribuna e quindi non potremo andare a giocare contro il Napoli. Quindi praticamente dobbiamo andare a comprare altri due giocatori. Il primo che ci serve assolutamente al posto di Gigi Donnarumma, che è Samir Handanovic, che dovrebbe costare molto poco perché si dovrebbe ritirare fra un po' e quindi costa di meno. Cerchiamo di prenderlo e quindi ci vediamo mentre cerchiamo di ingaggiarlo. Eccoci qui ragazzi, ho messo in lista molti giocatori che si possono prendere in prestito, però prima cerchiamo di acquistare Samir Handanovic, che almeno per questa stagione, perché come avete visto abbiamo Donnarumma infortunato e secondo me Peperina non può bastare, quindi cerchiamo di acquistarlo con i soldi che abbiamo. Ovviamente sono molto pochi, però cerchiamo di acquistarlo con quello che abbiamo. Per esempio, diamo gli 11 milioni più la clausola 25, ne vogliono 15 e 6 senza clausola. E questa è una brutta offerta. Facciamo 12 e 6 e ci veniamo incontro, accetti. No, 14 e 1. 14 e 100. Mi sa che non ce la facciamo a fargli lo stipendio. 12 e 100. 14 e 100. Facciamo 13 e chiudiamo lì. Poi non so se riusciamo a fare lo stipendio, eh. Vediamo poi. 13 e 100. Ok, bene. E poi non so neanche se riusciamo a comprare gli altri giocatori. Proviamo a mettere tutto nel budget degli stipendi. Aspettate, se l'abbiamo preso a 13 e 100, ora praticamente abbiamo. Ok, sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la facciamo. Andiamogli a fare il contratto, ve lo faccio vedere questa volta perché è un contratto che non sarà facile a fare. Quindi ci proveremo. Ah, andiamo. Ah, che poi ce l'abbiamo ancora i soldi, eh. Adesso vado a prendere un po' di giocatori in prestito, almeno per questa stagione. Facciamogli 2 anni, vediamo cosa ci dice. Ok. No, gli devo fare un anno perché sennò dopo mi fai soldi. Vabbè, tanto ci siamo noi. 30. E cavolo Samir, eh. E cavolo, eh. Allora, bonus. Samir, così, Samir. Vabbè, accettato. Meglio, ora non andiamo a mettere in campo. No, perché sennò se ci chiede troppo è impossibile. Allora, lo andiamo a mettere in campo. Eccolo qui, Samir Handanovic. E poi, no, vabbè, Donnarumma va tra le riserve. Cerco di prendere qualche giocatore in prestito oppure magari anche svincolato, perché ci può essere utile e ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi. Allora, ho acquistato un po' giocatori svincolati, tra cui questo qui, Ademi, Atwol, che sono fratelli questi due, credo. Boh, uno è più scarso, uno è più forte. E poi sto Alexandre Deretti, boh. Vabbè, comunque sono tutti nomi inventati da FIFA e che ci servivano perché se no non riuscivamo a giocare questa partita. Quindi ci vediamo direttamente in campo. Eccoci qui, signori, è tutto pronto. C'è la neve al San Paolo. Stranamente, al sud anche la neve. E a noi però non ci interessa, perché è una partita importantissima, soprattutto anche per lo scudetto italiano. E qui a Napoli inizia ora sotto la coreografia di Maradona, l'unico che ha portato veramente un bello scudetto al Napoli. Sta iniziando, anzi è iniziata Napoli-Milan. Attenzione, attacchiamo noi con Jovic, la può mettere in mezzo per Richarlison, 1-0. Attenzione, attacchiamo noi, c'è in mezzo Ceballos, il pallone proprio per lui, 2-0. Ancora noi con Sanchez in attacco, il tocco sotto, il miracolo imminente, poi il gran gol di Richarlison. Attenzione, attacchiamo ancora noi, Jovic, forse è fuori gioco, no, Jovic! Ancora noi con Sanchez, tieni il pallone, il passaggio per Soucek! No, vabbè, 6-0, 6-0, 6-0, l'arbitro fischia, perché se no li ammazziamo.
finisce qui, ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, partita simulata contro l'Atalanta. Andiamo subito a simulare il 9 gennaio 2021 e il nostro Milan che vuole vincere la Champions League vince 2-1 anche contro l'Atalanta. Ora chi c'è? Il Brescia in Coppa Italia. Bene, bene, andiamo subito. Simuliamo anche questa. Via, 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 via. Ha vinto 4-0 contro il Lecce, 3-0 contro il Benevento e pareggiamo 0-0 e poi vinciamo 4-3 rigori, mamma mia. Se pareggiamo 0-0 contro il Brescia, non so cosa dire, siamo la prima del campionato a caso, credo. Se pareggiamo contro il Brescia, ecco, questo qui tutte ristabilito chi? Lucas Paquetà. Se era Donnarumma mi arrabbiavo. Se era Donnarumma letteralmente mi arrabbiavo. Perché scusa, mi fai comprare il no... Che è quello James andava alla Roma? Chi è? Andiamo a simulare e vinciamo 3-1 con Handanovic che si fa male, ovviamente. Grandi, grande FIFA. FIFA, guarda, fate onore a FIFA. Ah, adesso dimmi FIFA con chi gioco. Cioè, tutti i portieri infortunati. No, vabbè, questo, no, è uno scherzo, è uno scherzo. È uno scherzo, è uno scherzo, no, è uno scherzo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Infortunato per quanto poi? 2 mesi! Donnarumma, quanto c'è ancora? Giochiamo un Pepe Reina, c'ho un 76 in porta e voglio vincere la Champions. Ancora 3 settimane, vabbè, ritorna fra un pochetto Gigi. E andiamo a skippare nel calendario, c'è cioè il Torino, simuliamo anche qui. L'infortunio di Handanovic preoccupa i tifosi. E porca miseria, sono già 2 portieri che si infortuniano. Ci manca solo Pepe Reina. Guarda. Allora. Giocatore ristabilito. Speriamo il Gigi. Speriamo il Gigi. Ed è lui, sì! Grazie FIFA, almeno per una volta sei intelligente. Allora andiamo, lo mettiamo in campo. E ancora c'ha il cerottino, però io lo devo far giocare perché sennò è impossibile. Allora, andiamo subito, andiamo a simulare contro il Toro e 23 gennaio 2021 vinciamo 1-0 con un gol di Jovic, poi sempre al primo minuto si infortuna Giovinco e Zaza sbaglia a rigore. Molto molto bene, grande Zaza, sei sempre nel mio cuore. Quarti di finale di Coppa Italia, che sinceramente non mi interessa, quanto mi vuoi, perché a questo punto io lo venderei, lo sapete perché? Perché alla fine non ci serve più Kerer. Vi faccio vedere la rosa, che è codista, a sto punto non ci serve più Kerer, perché se lì è rientrato Paquetà ci mettiamo Sanchez e qui andiamo a mettere Paquetà, quindi io... vado ad accettare quell'offerta, ci prendiamo quei soldi e cerchiamo di migliorare in un punto in cui non siamo ancora perfetti, quindi credo il centrocampista. Ok, andiamo a usare lì, quindi andiamo qui, tac, tac, tac e tac, abbiamo accettato e ora andiamo a simulare questa partita che la Coppa Italia non mi interessa alla fine perché è l'unica competizione che abbiamo già vinto l'anno scorso in finale contro la Juventus, quindi non mi interessa, a parte che vinciamo 3-1, Romagnoli si infortunia, bene, adesso l'ho venduto anche a Kerer, cioè mi dici FIFA cosa hai nella testa? Mi porti sfortuna FIFA. Allora, cerchiamo di rinnovare il contratto a Kerer. Tanto andiamo a vedere per quanto si è infortunato. Andiamo. Giocatore infortunato. 6 settimane. 6 settimane. Strappo al linguine. Bene, vado a rinnovare il contratto per Kerer. Non lo possiamo vendere. Andiamo. Dov'è Kerer? Eccolo. Rinnoviamo il contratto. No! Fatto l'errore, ma in verità non l'ho fatto io, perché FIFA non ha testa. FIFA non ha testa, che era venduto. Va bene. Devo simulare questa partita e sì, a questo punto, cioè, mi vado a comprare un difensore con quei soldi, però chi mi compro? 4-0 intanto. Chi mi compro? Chi mi posso comprare a questo punto? C'è ancora Chiellini?
Tanto possiamo andare solo su di lui. Chiello. Chiellini. Ci vediamo dopo mentre cerchiamo di acquistarlo. Eccoci qui, ragazzi. Allora, ho provato a prendere Chiellini. Era infortunato. Andiamo su Rugani. Infortunato anche lui. E a questo punto ho deciso di puntare su Skriniar. Costa tanto. Non so se riusciamo a prenderlo, anzi credo proprio di no, però cerchiamoci almeno, magari gli mettiamo come contropartita qualcuno. Abbiamo 33 milioni, è poco, proviamo a mettere come contropartita qualcuno, anche se non abbiamo nessuno. Non so chi mettergli come contropartita. Andanovic, sì, tanto alla fine, ok, più 88 milioni, se vabbè, dai, te lo prendi a carnevale con 88 milioni. Ciao 31 più la clausola al 25 e semmai puntiamo su qualcun altro. Cosa ci dicono? Vabbè. Era impossibile questa trattativa, era impossibile, ci ho provato, ma non ci siamo riusciti. Ci vediamo con un altro acquisto. Ragazzi, sempre Inter, ma questa volta fascio olandese. Proviamo ad acquistare De Vrij. Vediamo almeno lui che Skriniar ci ha riso in faccia Antonio Conte. Ora vediamo con lui. Sempre scambio con Handanovic, lo vogliono e più 46 milioni e 6. Questa qui sta ragionando un po' Antonio Conte, che adesso sta ragionando un po'. Facciamo clausola al 25 più 32 milioni, cosa ci dicono? 46 e 6 senza clausola, molto molto male. Mi sa che non lo riusciamo a prendere neanche a lui. Vediamo così. 39 per quanto poco, per quanto poco. No, vabbè, così poco non. Mi hanno tolto la clausola. No, 39 no. È il suo prezzo, è il suo prezzo e noi lo sapevamo. Provo a fare così, ma tanto dopo lo stipendio non riesco a farglielo. Terminiamo la trattativa, cerchiamo un nuovo difensore. Eccoci qui ragazzi, a sto punto cerchiamo per Alderweireld, cerchiamo di acquistarlo, forse lui è l'unico giocatore che riusciamo bene a prendere, gli mettiamo sempre Handanovic come contropartita, non so se lo vogliono perché abbiamo cambiato società. Oh sì, no, portieri Handanovic, non lo vogliono infatti, vediamo, offriamo altro ruolo, centrocampisti. Benasser, no. Offriamo altro ruolo. Terzini no. O Rodriguez. Oh sì, lo vogliono più 34 milioni. È troppo. Troppo Klopp, però mi può accettare per un 32 milioni più la clausola al 25. Cosa ci dice? Il nostro Jürgen Klopp accetta. E ci siamo riusciti, gli faccio il contratto e poi lo mettiamo in campo. Ragazzi, purtroppo la trattativa è svanita e quindi cerchiamo di acquistare uno fra Bailly e Maguire. Inizierei subito con il migliore, quindi con Maguire, che forse non riusciamo a prendere, però ci proviamo perché nulla è impossibile nella vita, quindi ci proviamo, vediamo cosa ci dicono. Andiamo come contropartita Handanovic, lo vogliono e più 65 milioni. Porca vacca. Facciamo così, se non mi accetta, rifiuto tutto e vado via. No, via, via. Termina trattativa, proviamo Bailly. Non so quanto abbia di overall. Spero tanto, però non so neanche quanto vale. Non so neanche quanto vale, quindi gli provo a offrire Handanovic. Sì, è più. 15 milioni, va bene. Però vuol dire che è scarsetto. Se è così poco, vuol dire che è scartino. Io gli faccio un contratto e poi magari ci vediamo. Eccoci qui, ragazzi. Allora, abbiamo comprato Bailly, che è praticamente scarsissimo, però è un 82. Però sono riuscito a mettere una bella clausola rescissoria di 30 milioni. E io l'ho pagato per 15 più Handanovic. Quindi praticamente ci guadagno. Quindi io direi di andare a simulare questa partita. Adesso simuliamo la fine del calciomercato. Ci vediamo dopo.
Scusate ragazzi, ma credevo di essere in registrazione, invece no. Ho praticamente simulato la partita contro l'Empoli, ho vinto 3-0 e ora ci salutiamo direttamente qui alla partita contro l'Inter. Eccoci qui ragazzi, questo episodio è durato davvero molto poco, però lo scorso era durato molto e quindi vi saluto subito e vi volevo dire una cosa che nel prossimo episodio faremo molto, perché andremo a simulare questa partita perché alla fine non ci interessa la Coppa Italia, perché è l'unica competizione che abbiamo già vinto. Aspettate, mi si sono tolte le cuffie, ecco. E poi andiamo a simulare contro l'Atalanta, contro la Samp, giochiamo contro il Bayern, simuliamo contro la Roma, poi simuliamo contro l'Inter, simuliamo contro Fiorentina e Bologna pesante, poi andiamo a giocare contro il Bayern e contro la Lazio e poi ci salutiamo. Quindi io però questo episodio lo chiudo qui, io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.